Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi impariamo a disegnare il viso frontalmente. Naturalmente questa sarà una lezione abbastanza semplificata per chi si sta approcciando un po' al disegno o ai ritratti. Queste sono delle proporzioni che utilizzo io quando disegno dei volti. Sono dei riferimenti che possono essere utili quando si va a modellare un po' la faccia. Iscrivetevi al canale per poter vedere più materiale come questo. Nei prossimi video andrò più in dettaglio sugli occhi, sul naso, sulla bocca, sulle varie posizioni della faccia. Scrivetemi nei commenti quello che preferireste vedere prima. Intanto vi lascio al video, grazie per avermi guardato fino a questo punto e vi auguro una buona giornata. Allora, per disegnare il volto umano frontalmente, vedremo alcune proporzioni che mi piace utilizzare per farlo. Non è necessariamente la versione definitiva, ognuno di voi lo potrebbe imparare in modo migliore, magari in corsi più avanzati. Questa è semplicemente un'idea molto semplice per chi sta iniziando a disegnare il volto. Allora, il volto umano può essere ridotto ad alcune forme essenziali che poi possiamo modificare, arricchire per poi creare un volto. Allora, cominciamo a disegnare un cerchio. Un cerchio può rappresentare abbastanza bene quella che è la forma del cranio, della parte superiore della testa, ed è anche comodo da usarlo perché una sfera, da qualsiasi parte la guardiamo, avrà sempre la stessa forma, quindi è una buona forma che ci può aiutare a disegnare il viso. Poi dividiamo a metà questo cerchio, tiriamo una linea a metà così e una linea a metà così, e usiamo queste linee come riferimenti. Ok, cominciamo da questa linea qua. Questa linea qua sarà la linea che un po' rappresenta le sopracciglia. Ok, adesso possiamo utilizzare questa distanza per farne un'altra, quindi potete aiutarvi anche con la matita per prendere come misura. Siamo più o meno qua, quindi qua ci sarà la linea del mento, questa sarà la linea del naso. E qua possiamo dividere in due parti, quindi abbiamo una linea qua e una linea qua. Ok, quindi fatte queste linee, abbiamo alcuni riferimenti che possiamo utilizzare. Quindi abbiamo le sopracciglia, gli occhi, la linea del naso e abbiamo il mento. E questa potrebbe essere quella dei capelli, la fine della fronte. Quindi come facciamo adesso? Adesso niente, uniamo l'estremo della linea centrale che abbiamo fatto con la linea del mento che abbiamo tirato. E andiamo a chiudere il nostro volto. Adesso la forma del volto in realtà varia da persona a persona. Questa è un'indicazione generica. Poi naturalmente c'è chi può avere un mento un po' squadrato, c'è chi potrebbe avere un mento lungo come questo, un viso lungo, un viso corto. Ecco, quello poi cambia in base alla figura che vorrete rappresentare. Questa è una proporzione generica. Allora, di solito ad avere delle proporzioni poi non si sbaglia mai, nel senso che poi le andate a modificare un po', però potete stare attento a queste linee, attenti a queste linee, e un po' questo vi guida anche nell'analizzare il volto della persona che volete disegnare. Quindi tiriamo queste linee qua sono quelle del naso,
Quindi le usiamo come riferimento per dire facciamo un naso largo così, che sarebbe da estremo a estremo. Questa distanza qua la usiamo per fare gli occhi. Quindi idealmente abbiamo la distanza del naso che si eguaglia a quella degli occhi. Quindi questa qua l'allunghiamo di altre due. Così e così. Quindi questi qua saranno i nostri occhi. Qua abbiamo il nostro naso. Ci siamo dimenticati della bocca, che la possiamo fare qua così. Quindi avremo la linea della bocca. Abbiamo le sopracciglia. Poi facciamo le orecchie. Possiamo partire dalla linea dell'occhio. Così. Arrivare più o meno fino al naso e ecco, abbiamo il nostro, la nostra forma per il nostro volto. Adesso possiamo arricchire questa serie di righe andando ad aggiungere dei dettagli. Quindi prendiamo magari un colore un pochino più scuro di questo. Ce l'ho? Non ce l'ho. Ecco una penna. Ecco, allora prendiamo un colore poi un po' più scuro. Adesso queste linee potreste farle a matita, poi con un pennarello o con qualcosa fare il vostro viso e poi cancellare queste linee di. Ecco, velocizzo adesso la parte nella quale aggiungo qualche dettaglio, tanto non è importante per questo video. Questo video appunto era ricordarci queste proporzioni. Queste proporzioni possono aiutare a poter mettere i pezzi nei punti giusti per poi andare a creare il viso. Ricordatevi sempre che potete andare a modificare queste proporzioni basandovi sul volto che volete rappresentare, quindi se avete un riferimento, ecco, usate le proporzioni che quel viso mostrano. Per disegnare il volto maschile o quello femminile, in realtà possiamo usare le stesse proporzioni. Ci sono alcuni accorgimenti che ci possono aiutare poi a rendere il volto più maschile o più femminile. Ad esempio, in questo caso io ho fatto un volto di un ragazzo, ho fatto degli occhi abbastanza grandi. Di solito l'uomo in realtà può aiutare a fare degli occhi più piccoli rispetto a quelli della donna. Il mento di solito è un po' più definito o squadrato, è più spigoloso, diciamo, quello dell'uomo, mentre quello della donna potrebbe risultare un po' più arrotondato. E comunque, anche per queste regole non valgono universalmente, si basano sul soggetto che si va a disegnare. Quindi adesso, finito questo, facciamo un esempio di una donna. Naturalmente potete applicare le stesse proporzioni per fare un volto femminile, quindi stessa cosa. Abbiamo un cerchio. Tiriamo una X, ripetiamo questa misura per fare il volto. Questa volta facciamo un volto un po' più arrotondato. Questo tipo. Qua avremo la linea del naso, qua avremo quella degli occhi. Qua avremo quella della bocca e qua avremo quella dei capelli. Quindi decidiamo un naso, la misura del naso la applichiamo anche per fare gli occhi, poi la bocca invece è un po' a sé, decidete voi.
Anche in questo caso non mi concentro più sui dettagli del viso, ma semplicemente vi faccio vedere come queste proporzioni si applicano anche a un viso femminile. E, intanto ricordatevi poi che per aggiungere qualcosa in più bisognerà poi aggiungere un po' di volume utilizzando le ombre o comunque qualcosa che dia un senso di tridimensionalità. Ecco, quindi io vi lascio a questo video, alla continuazione fino alla fine. Se vi è piaciuto questo video non dimenticatevi di lasciarmi un mi piace. Se avete qualche richiesta particolare scrivetela nella sezione dei commenti qui sotto. E se non siete ancora iscritti, beh, iscrivetevi al canale e aiutatemi a far crescere questo mio progetto. Intanto vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una buona giornata. Al prossimo video.